Ciao a tutti, oggi guardiamo un solo molto bello che è quello di Slow Dancing in a Burning Room di John Mayer. Un solo semplice ma che sicuramente ha delle sfumature dinamiche ed espressive molto importanti che possiamo studiare per poi inserire nel nostro playing. Ho diviso il video in due parti. La prima parte è più relativa all'esecuzione, quindi vi farò vedere come eseguire il solo nel migliore dei modi da un punto di vista tecnico. Mentre la seconda parte tratteremo più l'aspetto relativo al suono, quindi quali pedali usare, che ampli utilizzare per avvicinarci il più possibile alle sonorità di Continuum, l'album in cui è contenuto il brano in questione. Quindi, bando alle ciance, passiamo subito a come eseguire il solo. Siamo in tonalità di Do diesis minore e il nostro box di riferimento della pentatonica è questo. Partiamo con un hammer on dal nono tasto al dodicesimo tasto nella corda del Si, quindi avremo le note Sol diesis e Si. Allora, in questo caso l'hammer on e tutta un po' la parte iniziale andrò a farla pizzicando le corde con le dita. Questo perché il plettro sarebbe un po' troppo aggressivo e in questo caso l'effetto che vogliamo dare è un po' più soft. Sentite con il plettro, mentre con le dita è sicuramente più morbido e più adatto al contesto della canzone in questo caso. Quindi una volta fatto hammer on, mi sposto al quattordicesimo tasto nel Do diesis e faccio un bend di un tono, rilascio e vibro la nota. Stessa cosa andrò a fare nel Sol diesis al nono tasto, però il bend è di un tono e mezzo. E fatto questo ci spostiamo all'undicesimo tasto nella corda del Sol e a un Fa diesis. E qui vibro in questo modo, facendo uno slide finale, uno slide di un tasto. Ritorno subito nel Fa diesis e poi nono tasto nella corda del Sol, dove ho un Mi. La risoluzione è nel undicesimo tasto nella corda del La, la cui nota è un Sol diesis. Quindi questi sono tutti i Sol diesis. È una nota, diciamo, importante perché è la terza dell'accordo Mi maggiore. È la terza maggiore dell'accordo. E in questo caso viene richiamata proprio perché, se ascoltate la progressione, in questo momento c'è l'accordo di Mi maggiore sotto, quindi... quindi la terza. È per questo che solitamente si richiama la terza per far sentire il cambio d'accordo. Andiamo nel nono tasto, torniamo al Sol diesis e facciamo un tipico bend blues al dodicesimo tasto. Praticamente è un bend che non arriva nemmeno al semitono, che sarebbe troppo. Come inizio il bend, pizzico subito la nota al nono tasto, nella corda del Mi cantino, e poi ritorno con l'indice al Sol diesis, nella corda sopra, sempre nono tasto. A questo punto ho dei bend partendo dal Mi al dodicesimo tasto, e ho sempre un po' la stessa tecnica, cioè magari utilizzando più la pancia del polpastrello, vado poi con la punta nella corda sopra. Questo è tutto il lick, fatto lentamente.
Questo è il bend di un tono. Poi quella che c'è ora è la parte un po' più veloce. È questo. Quindi partendo sempre al nono tasto sulla corda del mi cantino, faccio poi questo pull off, questo punto, quindi potete fare anche con l'anulare, ora utilizzo il mignolo ma si può utilizzare anche l'anulare, dipende un po', è abbastanza soggettiva qui. Quindi per fare pull off faccio un leggero strappo verso il basso e faccio risuonare la nota dietro. Mentre qui ho al undicesimo tasto sulla corda del Sol questo movimento qua, quindi bend, riplettro e faccio anche qui pull off. E risolvo poi nel Do diesis, all'undicesimo tasto, nella quarta corda, la corda del Re. Quindi, fatto questo, abbiamo... quindi uno slide dall'undicesimo al tredicesimo tasto sulla corda del Sol. Poi vado al nono tasto, sempre sulla corda del Sol. Vibro all'undicesimo tasto. E risolvo sempre nel Do diesis. Oh, a questo punto c'è questa cosa qua. Quindi questa va fatta un po' velocemente, basta posizionare indice all'undicesimo tasto, anulare al dodicesimo tasto nella corda del Si e fare velocemente questo movimento qua. A questo punto il solo sarebbe finito, però solitamente lui live ci aggiunge questa cosa qua, che si può sicuramente sfruttare anche per il solo in studio. Quindi in questo caso partiamo lo slide dal tredicesimo tasto, proprio acciacchiamo la nota e ci ritroviamo subito nel La diesis, poi Mi. Guardiamo la strumentazione che ho utilizzato per questo solo. Partiamo dall'amplificatore, che è un Fender Deluxe Reverb 65, quello che vedete lì dietro. Ho utilizzato il canale vibrato con le alte piuttosto avanti per ottenere un clean cristallino. E poi subito dopo ho messo un clean boost, che nel mio caso è il Katana, che è anche il clean boost che utilizza John Mayer. Ma qualsiasi clean boost va bene. Questo serve per dare un po' di attacco in più all'amplificatore, quindi quando avete settato l'ampli proprio al limite del clean, quando inizia leggermente a crunchare, il clean boost ci serve proprio per dargli quella botterella in più che serve per avere più attacco sulla chitarra. Subito dopo viene il tube screamer, ok? Con queste regolazioni qua. E queste l'ho un po' spulciate guardando online dalle regolazioni che utilizza John Mayer. E il tube screamer ci serve per dare l'overdrive finale, quindi per mandare proprio in saturazione l'amplificatore. E quindi non ci serve molto gain, ma ci serve comunque un po' di compressione che ci aiuti a sostenere un po' le note. Il tube screamer in questo caso è perfetto. Continuiamo con la chitarra, che ovviamente dovrà essere una Fender Stratocaster o un qualcosa di simile con tre single coil, e in particolare in questo solo utilizziamo il pickup centrale. Quindi vediamo come costruire il suono partendo dal clean, che nel mio caso è questo. Aggiungiamo il Katana. Si
Sentite, l'effetto è leggero, però dà proprio un attacco in più che è utile per poi avere più gain quando aggiungiamo il tube screamer. Così è senza. E per ultimo il tube screamer. Come effetto d'ambiente utilizziamo il reverbero dell'amplificatore, se non lo avete potete utilizzare un qualsiasi spring reverb a pedale digitale, ma qui è ben presente, quindi come effetto è molto importante per caratterizzare il suono di questo solo. Si sente bene il reverbero nel riff iniziale. Che magari guarderemo in un altro video apposito. Abbiamo visto oggi una panoramica su questo solo, spero che vi sia stata d'aiuto. Se avete delle domande, ovviamente scrivetemele nei commenti e cercherò di rispondere. E noi ci vediamo al prossimo video.